Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video parleremo del pesce Garra Rufa, chiamato anche pesce dottore. Il Dr. Fish è uno dei pochi pesci che viene utilizzato sia a scopo ornamentale e in acquariologia, sia a scopo terapeutico. Sono andato quindi a conoscerlo più da vicino per avere più informazioni e presentarvelo sotto entrambi i punti di vista. Godetevi il viaggio che ho fatto per voi in Grecia ad Atene. Dopo questa breve presentazione, ecco che inizia la mia ricerca del Garra Rufa, chiamato anche pesce dottore o Pedicurefish. Il mio cammino è verso la parte storica e più folcloristica di Atene, ovvero la placa. Scrutando tra le bellissime botteghe e bancarelle, dovrei trovare uno dei più famosi negozi di ittioterapia, dove all'interno ci saranno molte vasche ricche di Garra Rufa, allevati in cattività e usati a scopo terapeutico. Fortunatamente, qua vicino ad Atene, c'è un lago parzialmente salato, chiamato Vulekmeni, dove dice abitano e si riproducono in modo naturale i pesci dottore. Dopo aver visitato il negozio spa, non mancherà quindi l'occasione di entrare nel lago per conoscerlo ancora meglio.
I Garra Rufa sono utilizzati come terapia per la cura di psoriasi, altri disturbi dermatologici o semplicemente come pedicure. E vengono utilizzati per effettuare cure di podologia. Il pesce dottore inizierà a mordicchiare senza ovviamente procurare alcun dolore, asportando la pelle morta o danneggiata, liberandone i pori e favorendo la circolazione del sangue. Le loro piccole labbra stimolano i punti della gomuntura, liberando i piedi dall'affaticamento. Nel rimuovere la pelle secca e i calli, i Garra Rufa rilasciano uno speciale enzima chiamato Dithranol, che agisce rapidamente sulla rigenerazione cutanea, rendendo così il trattamento molto valido, ad esempio nei casi di psoriasi. Secondo un recente studio da parte di alcuni ispettori sanitari, il rischio di infezioni come l'epatite e l'HIV è abbastanza improbabile. Tuttavia, la pratica è controindicata alle persone diabetiche, soggette a psoriasi o con un debole sistema immunitario. Non mi resta altro che andarli a vedere nel loro habitat naturale. Sono in Grecia, sul lago Vulermeni, un lago parzialmente salato, dove la gente appunto lo utilizza per come fonte termale. È popolato da questa specie, così dicono, Garra Rufa. Entrerò per voi, vi farò vedere appunto come vive questo pesce, che dice originario di questi posti. State appunto a vedere cosa succederà. Appena è entrato in acqua, mi aspetto di incontrare subito, come dichiarato dai gestori del posto, il nostro famelico pesciolino. Ma noto subito una forma ed un colore completamente diverso da quello dei Garra Rufa allevati in cattività. Come mi fermo, subito iniziano a pizzicarmi dolcemente la pelle dei piedi e del corpo. Avrete notato tutti dalle immagini, e come anch'io ho potuto constatare appena mi sono avvicinato, questi centinaia, migliaia di esemplari che popolano il lago non sono assolutamente i pesci dottore, ma pescilidi. Sono molto simili, se non proprio, black molly o plati. Spostandomi per il lago, continuo a trovare questi comunissimi esemplari di pescilide, che, pensandoci bene, vive benissimo in acque salmastre ed è uno dei suoi habitat naturali. Riflettendo sul Garra Rufa, decido di fare delle apnee per vedere se in natura stanzia e popola i fondali. Ma anche qui trovo altre specie che vagamente assomigliano, ma non sono sicuramente quello che cercavo. Non mi resta altro che descriverlo a modo nostro, con una bella ed esaustiva scheda tecnica. Il Garra Rufa, chiamato anche Cyprion Macrostomus, appartiene alla famiglia Cyprinidae. Questa specie è diffusa in Medio Oriente, nelle acque dolci in Turchia, Iran, Siria, Giordania e bacino idrografico del Tigri e Eufrate, dove abita fiumi, lagune, canali e stagni. Ha un corpo tozzo e allungato, a sezione arrotondata, pinne semitrasparenti, robuste, la bocca è rivolta verso il basso ed è provvista di barbigli. La pinna caudale è tozza, corta e bilobata. La livrea varia dal marrone giallo al bruno verdastro, con chiazze scure. Le scaglie sono grandi e profilate, spesso non tutte della stessa tonalità. Sono inoltre dotati di dentatura faringea, ovvero di piccoli denti che sono posizionati direttamente nell'arcata faringea della gola. La loro aspettativa di vita è di circa 4-5 anni.
convivono in un gruppetto di 6-7 esemplari e quindi possono essere immessi in una vasca di non meno di 150 litri. I Garra Rufa, come tanti altri pesci tropicali, necessitano di ambiente stabile, comprensivo di sistemi di filtraggio delle acque, analisi periodiche e nutrimento giornaliero. Fornitegli nascondiglie e divisioni territoriali usando piante, legni e pietre, andando quindi a creare anche delle zone di ombra, ma lasciate almeno una parte anteriore di fondale libero, con solo fondo fine e non tagliente, poiché il Garra Rufa ama rovistare il fondale e scavandovi potrebbe tagliarsi. La presenza di piante è molto gradita, questo pesce non le danneggia se sono in salute, si nutrirà all'occorrenza solo dell'eventuale fogliame in decomposizione. Le luci forti e dirette non sono molto amate, meglio quindi adottare materiali di fondo non troppo chiari e fornire zone d'ombra e nascondigli. Non è assolutamente compatibile con altre specie di fondo. Il pesce dottore è oviparo, quindi avrà una fecondazione esterna e però il dimorfismo sessuale non sarà molto accentuato fra maschi e femmine e quindi si potrà notare solamente in fase di accoppiamento. È un pesce onnivoro, si nutre prevalentemente di fitoplancton, alghe, e di detriti animali. Questo pesce, anche se non tanto conosciuto, risulta essere uno dei migliori pesci mangia alghe e quindi potete utilizzarlo in allestimenti dove dovrete andare a risolvere problemi di alghe. Addirittura riuscirà a togliere anche le alghe a pelo nero. Il prezzo di un Garra Rufa si aggira intorno ai 5-10 euro ad esemplare. Le dimensioni massime che può raggiungere un Garra Rufa sono di 10 cm. Il livello di nuotata è prevalentemente il fondo. Il range di temperatura ideale va da 25 gradi a 30 gradi. Il range del pH da 7 a 7.8. Il range del GH da 6 a 16. Questo è tutto ciò che sappiamo su questo misterioso pesce. Se vuoi sapere di più per quanto riguarda la manutenzione e la gestione di un acquario, clicca sulla playlist italiana Consigli di Aquascaping e materiale tecnico. Grazie per essere stato con noi su Aquascaping Lab. Clicca mi piace e metti un eventuale commento qua sotto. Iscriviti al nostro canale per ulteriori news.